Matteo Stafforini, ci si prepara per il derby con Monza, Milano, per Milano una sfida molto importante, non solo perché si tratta di un derby, ma anche perché in palio ci sono 3 punti molto importanti. Sì, ci sono un paio, 3 punti molto importanti e vogliamo continuare la nostra striscia di vittorie. Ci siamo riscattati a Latina, loro arrivano da un bel periodo, hanno fatto molto bene contro le big, è una partita complicata e l'abbiamo preparata bene, siamo pronti a scendere in campo a fare il nostro gioco e non vediamo l'ora. Dopo 2 sconfitte consecutive contro Piacenza e Perugia, Milano appunto ha trovato questo immediato riscatto, questo pronto riscatto contro Cisterna con una prestazione determinata, tanta attenzione in difesa. Sarà questa la chiave di volta, la correlazione muro-difesa per avere la meglio su un avversario difficile come Monza? Sì, sicuramente quello. Loro hanno anche dei battitori molto forti, quindi anche la fase di side out sarà una fase molto importante. Però il muro di difesa stiamo lavorando molto bene e credo sia una delle chiavi della partita. In questa stagione, è una stagione molto lunga ma anche un po' complicata, è importante il supporto e l'apporto di tutti gli elementi del roster. Sei stato chiamato spesso in causa, oggi Milano si presenta anche con un innesto in più, un giocatore di esperienza come Tine Ornaut. Come l'hai visto in questi giorni, Tine, secondo te cosa può dare a questa squadra un giocatore di una grande esperienza come lui? Ma sì, siamo felicissimi di averlo con noi perché porta tanta esperienza, ha fatto grandi cose in passato, speriamo ci possa dare una mano da qui in poi. E l'ho visto bene, sta tornando piano piano e sicuramente potrà darci una mano subito da questa partita e servirà sempre e comunque una mano da parte di tutti, soprattutto perché adesso ci sono molte partite ravvicinate e quindi dobbiamo farci trovare tutti pronti e non vediamo l'ora.